e Raffaella Carrà. Buenas tardes a todos. Siete stupendi, meravigliosi, eccezionali. Ben arrivati a Caramba, che sorpresa. Tuca, tuca, tuca! L'ho inventato io! Raffaella, guarda, scusa. A Caramba, Caramba, è finito da un pezzo. E tuca, tuca, tuca! L'ho inventato io! Stammi a sedere, scusa. Raffaella, sei contenta che Sofia Loren ti considera l'unica grande diva della televisione italiana? Stupenda, meravigliosa, Sofia! Ma sei tu stupenda e meravigliosa? Tuca, tuca, tuca! L'ho inventato io! E tuca, tuca, tuca! L'ho inventato io! Che cosa stai facendo? Che cosa stai facendo, Che cosa? Ma cosa siete pazzi? Tu non sei la Befana sono io! No, la Befana sono io! Ma tu guarda a questa, togliti subito questo costume di adesso! Su, forza, avanti! Guarda! Svergognata! Sei svergognata! Ma la rugata! Pensa che delusione avranno tutti i bambini a casa! Lei dice? Sì, si urleranno di spavento proprio a vederti. Senti le loro grida? Si sono svegliati e si staranno chiedendo... Ancora! Andate via, malarugate, a letto! Andate subito a letto, malarugate! Così bambini, e fate queste cose, a letto, forza, via! Hai visto che poi non erano così spaventati? Hai distrutto la loro innocenza dalla signora Leonida, purtroppo. Hello. Hello, cari, vi voglio tanto bene, Leonida is here for you, Leonida è qua per voi. Stasera facciamo la festa! A lei, signora, la facciamo a lei questa sera la festa. C'ha 2 minuti di tempo per esprimersi, dopodiché ritorno con le truppe da sbarco e la facciamo deportare. Io non ho bisogno di debuttare, capito? Perché io ho già debuttato. Avanti, forza, siamo sicuri perché se no me ne parlo davanti. Forza, via. Fagiolara minestra. Ambia piscialoro! Sembra che ce l'avevi scritto da fronte questa signorina che è l'anima gemella. Venisse, forza, esamili ste bene perché non ho tempo da perdere io. Forza, avanti, no, cominciamo a fare ciao. Ecco, ha visto, ci stanno facendo pure l'applauso. Facitelo. Muta, ferma. Oh, ma ecco che arriva un'altra illustre condomina. La proprietaria dell'istituto di bellezza al primo piano, la signora Leonida. Buonasera. Good evening, this is my hat. This is my hat, questo è il mio cuore in inglese, imbara nicchia di inglese, tinto, malarugato, puttere che non sei altro. Regola prima, bisogna aspirare tantissimo, più si aspira, più si parla inglese. Per dire cuore, praticamente te lo devi succare. Perché mi ha dato questo cuore? Perché tu corpo mi fa impazzire. Ma così in pubblico, diamosi un appuntamento. Eppure disgraziato. Appuntamento, che cosa stai dicendo, stupid? Tu corpo mi fa impazzire, è il nome del mio istituto di bellezza che ha pensato di regalare questi cuori nel giorno di San Valentino, protettore dei lovers. Siamo. Jessica! Jessica!
Jessica, Jessica, Jessica. Tutto è bene quello che finisce bene. Sì, dici bene, dottore Castagno, dici bene. Io a vedere questo mio ci voglio bene, non posso stare senza di lui. Jessica. Niente, a voi, non c'è di che. D'altra parte anch'io ti devo chiedere perdono. Tu è perché, Jessica, tu sei un angelo. Sì, sì, ma sai, in questi due mesi che sono stato lontano... Hai forse frequentato un altro uomo? Un altro uomo? Io mi feci tutte le amicità. Tonino, Giovanni, Giuseppe, Mario, Michele e gemelli Sparafico. Amici, Rosanna Cancellieri. Vorrei danzare! E voilà, e con voilà. Te. Buonasera, Burazzi, buonasera! Straordinari, eccezionali, meravigliosi, grazie! Rosanna mia, che bel vestituccio che c'hai stasera, ma chi t'ha fatto? Me l'hanno fatto i due stilisti italiani del momento, Volta e Gabbana. A proposito, ma com'è che tu non hai partecipato a questa sommossa televisiva abbonato Arsa la Voci? E a me che me frega? Io mica sto in Italia, io sto sui Pirinei. Domandalo piuttosto a Bruno Vespa. A mia amici, la mia. Ma stingusa, ma musa, cosa sicca, cosa longa, cosa moscia. Ma cosa ti fa? A mia amici, tutte queste cose che ti sono venuto a me, non sono venuto a me. E tre cose, ma non ti va via. Buonasera, sì, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera. Diamo inizio a questa puntata di Uomini e Donne. Facciamo entrare Tina. Buonasera. Buonasera. Ciao, Maria. E vabbè, va, me scanso. È proprio inferocita oggi. Senti, Tina, tu grazie alla mia trasmissione, vero, sei diventata molto popolare. Ah, ma io da mo che so popolare. Vengo dalle case dello IACP. Sesto blocco a Tormarancio. Senti, Tina, so che ti scrivono molti uomini, è vero? Tanti, soprattutto i vigili. Ah. Mi è arrivato un pacco di multe alto così. Beh, insomma, tu, come posso dire, tu piaci, qual è il segreto del tuo stile? Ah, semplicità. Guardami, oggi c'ho soltanto sto boetto di struzzo e 7-800 chilate di strass. Ah, senti, che cosa attrae di te il sesso maschile? Oltre a... Oltre, la scemitudine. Tu non puoi sapere quanto diventa scemo un uomo quando lo fai illude che tu sei più scema di lui. Pio! No, il tuo era ipatetico. Se mangiavi fagiola, che cosa chi è? Pure ciombo, chi è? Che donna orribile. Che mi disse, donna orribile a mia? Oh, per me, Bruno, mi ha appagnato in dei gonna reale, capito? Just as a spine, the fire, the spine, ma si va, the sanity, the tongue, forget. Ma quasi pazzi vengono qua, parlano, fanno quasi pazzi, ma chi è? It's a spine, the shit. Shut up! Ma sta parlando con me, eh! Va dinne, bagnolo, digli una caracca, scemba! Che ce vuoi provare? Guardi che io nemmeno la conosco, signora. Ma falsa! Mi conoscono tutti e anche di più. Tu piuttosto, ignota, chi saresti? A me mi dici chi sarei? Alla diva emergente? Alla co-conduttrice di Sanremo? Alla donna più in d'Italia? Mi dici chi sarei? Io sono una signora? A me dici ignota? Idero!